si sono celebrate a Teramo le esequie del difensore civico della regione Abruzzo, Giandonato Morra, scomparso sabato scorso. Semplici cittadini, sindaci, onorevoli senatori, il presidente della regione Abruzzo, hanno voluto salutare per l'ultima volta l'avvocato di origini pugliesi, materamano d'adozione. Giandonato era un punto di riferimento per Fratelli d'Italia, per la destra abruzzese e nazionale, era un punto di riferimento per la politica regionale e nazionale, per la politica teramana. Giandonato era per tutti noi un padre politico, una persona che grazie alla sua esperienza, grazie alla sua capacità di analisi, grazie alla sua saggezza era riuscito a contribuire in maniera determinante alla formazione di Fratelli d'Italia e soprattutto, lo dico anche a nome di una generazione, quella di Azione Giovane, Azione Universitaria, adesso di Gioventù Nazionale, Giandonato era un padre, una persona che ci aveva preso per mano. Sì, un punto di riferimento nazionale, un esempio. Giandonato era nel nostro esecutivo nazionale in momenti più difficili da adesso. E sempre col sorriso, sempre disponibile, sempre pronto a dare consigli pensando soltanto all'interesse collettivo, all'interesse dei cittadini. Mai pensato, mai anteposto il suo interesse personale all'interesse dei cittadini. Un esempio davvero. In tanti lo hanno definito e ancora lo definiscono il non teramano più teramano di tutti. La definizione migliore che si potesse immaginare per lui, e credo che lui ne sarebbe stato davvero molto orgoglioso, perché è un riconoscimento all'adesione totale in termini sentimentali, politici, rispetto ad una terra che non era sua ma che ha amato profondamente, e devo dire che è stato anche ricambiato. Giandonato ha cresciuto decine di generazioni di ragazzi, lui che aveva appunto cominciato il percorso nel fronte della gioventù nel Fuan all'università, ricoprendo tra l'altro i ruoli di rappresentanza studentesca, da sempre ci è stato vicino con il suo entusiasmo, con i suoi insegnamenti, sempre stato non il più grande ma il più grande tra i giovani, è stato sempre presente, una figura che sapeva raccontare, sapeva mettere a proprio agio tutti i ragazzi e sapeva soprattutto trascinarli ed educarli alla militanza. Il governatore Marsiglio ha voluto evidenziare la principale caratteristica di Morra, riconosciuta da tutto il mondo politico. Giandonato dell'onestà ha fatto uno stile di vita, ha messo in pratica dell'esempio quotidiano ed è il migliore consiglio che ci ha lasciato.